C'è una sofisticata perversione nascosta nella mente di ciascuno di noi, che crea attrazione per certe situazioni da cui razionalmente vorremmo fuggire. Fu proprio questa fonte di adrenalina a spingere un giovane a fare scelte quasi inevitabili per il suo futuro. Roberto Molinaro presenta Le fantasie horror del giovane Stephen, nascita di uno scrittore. Su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera. Vera. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Dio m'aiuta. Può un programma radiofonico cambiare la vita e tracciare per sempre il sentiero delle ambizioni di un giovane? La storia di Stephen dimostra che questo è possibile. Fu proprio durante una notte in cui predominava un'atmosfera spettrale, infatti, che quel ragazzo capì cosa avrebbe voluto fare per il resto della sua esistenza. Ma da quali asti e sogni ebbe inizio la sua affascinante avventura?
Terribili circostanze nella storia della vita di ciascuno che spesso possono rivelarsi a tal punto crudeli da impedirci di essere sereni come lo eravamo in precedenza. In alcuni casi, però, con la forza di volontà è possibile tramutare delle sconfitte in un prezioso bagaglio di saggezza per affrontare il futuro in modo diverso. In quegli anni, però, Stephen non ne era consapevole e quando si ritrovò d'improvviso privato della persona di riferimento sulla quale aveva sempre contato, sentì di vivere un dramma.
primi anni 50 e per quel ragazzo che viveva in una fattoria del Maine, la vita assomigliava a una grande partita di baseball. Il suo desiderio, infatti, era di diventare un giorno campione di quello che era il suo sport preferito. Stephen, perciò, sembrava un giovane spensierato, pronto a trascorrere i suoi pomeriggi fra un guantone e una palla da baseball, dato che spesso giocava anche con il suo amato padre. Nella sua esistenza, però, stava per accadere qualcosa di terribile. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Le fantasie horror del giovane Stephen. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. A tempo di musica. Osservando anche superficialmente Stephen, nessuno avrebbe mai potuto mettere in discussione due cose. La prima era che quel ragazzo aveva un carattere sempre allegro ed estroverso, e la seconda riguardava il legame con il padre, che per lui non era soltanto un genitore, ma una sorta di supereroe da emulare in tutto e per tutto. Thank you.
legame tra Stephen e suo padre era profondo, seppur spesso astioso, come sempre accade fra persone che si amano. I due avevano una complicità che andava ben oltre le parole e gli bastava uno sguardo per intendersi. Questo fece crescere Stephen sicuro di sé e del fatto che in ogni difficoltà quel padre premuroso lo avrebbe potuto salvare, dato che aveva affrontato anche i grandi rischi della Seconda Guerra Mondiale. Every sheik in the audience jump by the river Nile. The boys all take their old sweethearts and throw 'em to the crocodile. Every sheik in the audience jump by the river Nile. The boys all take their old sweethearts and throw 'em to the crocodile. Tutto sembrava perfetto nelle giornate di Stephen, ma una mattina, svegliandosi, intuì che qualcosa non andava come le altre volte. Cosa era accaduto? Il ragazzo capì immediatamente che si trattava di suo padre e, sperando di sbagliarsi e di ritrovarlo nel salotto al piano di sotto a leggere il giornale, volle scendere le scale lentamente, quasi come a compiere un rituale per allontanare una verità che lo terrorizzava. Per Stephen fu terribile apprendere che il padre non era tornato a casa e aveva trascorso in pieno inverno la notte all'addiaccio. Ispirandosi però proprio alla forza di carattere che aveva sempre mostrato quel suo genitore, provò a seguire le sue orme, certo che avesse deciso di pernottare in qualche ostello e di non rientrare a casa per la tanta neve che continuava a cadere. Stephen però, in cuor suo, temeva che al padre fosse accaduto qualcosa di grave. Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. Ich zeig dir, wie ich tanz. Und deine Augen spielen Musik. Guck
Halt mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. Feuer, das bin ich. Du bist super und Benzin. Wenn wir zusammen brennen, wird der Ofen nie mehr ausgehen. Tank mal voll. Die Karre will jetzt endlich los. Wir steigen ein. L'intera famiglia di Stephen e il vicinato, in collaborazione con le forze dell'ordine, iniziarono a fare delle lunghe escursioni nelle zone più impervie della contea, nel tentativo di ritrovare quell'uomo. Trascorse però un intero giorno e il padre di Stephen non rincasò. Poi passò, fra una tensione crescente, un'intera settimana, infine un mese e ancora due. E l'uomo sembrava essersi dissolto nel nulla.
Le fantasie horror del giovane Stephen. Nascita di uno scrittore. Non era stato rinvenuto nessun cadavere, ma indagando nella vita del padre di Stephen non sembrò esserci alcun problema di natura finanziaria che avrebbe potuto spingerlo a fuggire senza dare spiegazioni. Il caso, con il tempo, iniziò anche ad apparire privo di soluzioni, considerato che la foto e i vari dati anagrafici di quell'uomo furono inseriti nel grande registro delle persone scomparse, quasi sempre destinate a non essere mai più ritrovate. Stephen, a causa di quella vicenda, cominciò ad entrare in un tunnel di depressione. Una storia vera, 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 vera. Stephen non era più il ragazzo di una volta, sempre pronto a divertirsi con i suoi coetanei. Diventò introverso, quasi spaventato dalla vita. Gli si poteva leggere nello sguardo che un violentissimo trauma lo aveva profondamente ferito. E il ragazzo non riusciva proprio ad accettare l'ipotesi che il padre, con il quale aveva sempre avuto un legame speciale, potesse aver deciso di scappare senza neanche avvertirlo. Mamma, siete, prendo, stai invocato.
Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso, el país Coca-Cola, no mata cascaya, te coman pa'l 10 del peso. Rendere più difficili le cose per Stephen ci si mise anche la madre, che nonostante avesse sempre avuto un'eccezionale forza di carattere, subito dopo la misteriosa sparizione del marito cadde in un tunnel di malinconia. Era proprio un periodo no per Stephen, e il ragazzo, sentendo la mancanza di una figura autoritaria, cominciò a fare tutto quello che gli era stato vietato fino a quel momento. I suoi coetanei andava a scuola e perciò i genitori gli avevano sempre imposto di andare a letto presto durante la settimana. Quel suo periodo di crisi, dovuto alla vicenda che lo aveva travolto però, lo spinse a restare sveglio molte notti e ad avvicinarsi alla radio nel tentativo di scovare un programma dal quale era sempre stato attratto. Programma che Stephen non aveva mai potuto seguire prima della scomparsa del padre potrebbe essere paragonato a una sorta di film dell'horror della televisione dei nostri giorni.
il ragazzo non poteva immaginare che la sua visione del mondo, grazie a quel programma, sarebbe radicalmente mutata. Storie del programma che ascoltava Steven potrebbero anche far sorridere, ma per l'immaginario di un americano di media cultura dei primi anni 50, quelle favole, a metà strada fra fantascienza e horror, apparivano peccaminose, immorali e soprattutto diseducative. Steven, perciò, cominciò ad ascoltarle con sempre maggiore interesse.
Steven capì che nella mente di ciascuno di noi esiste il senso della paura, che in qualche modo, per ragioni misteriose, sembra quasi attrarci. Il paradosso che iniziò a sperimentare su se stesso fece comprendere al ragazzo che la sua era una specie di perversione, in quanto le favole horror che ascoltava gli davano un'adrenalina che non aveva mai provato prima di quelle notti. Qualcosa in lui era definitivamente cambiato in modo così determinante da spingerlo a provare a scrivere dei brevi racconti pulp. La letteratura horror per Steven si tramutò in una via per dimenticare la realtà che aveva intorno, così crudele con lui. Iniziò a leggere molti libri, finché una sera, andando in soffitta, trovò decine di racconti di Edgar Allan Poe. Con sua grande sorpresa, scoprì che il padre era stato un vero cultore di quel genere, che negli anni 50 veniva considerato robaccia commerciale. Una storia vera, vera, vera. Le fantasie horror del giovane Steven, nascita di uno scrittore a tempo di Roberto Minaro. We'll be right back.
Steven aveva trovato una dimensione per rendere la sua esistenza vivibile anche senza poter parlare con l'amato padre. Il fatto che quel suo genitore gli avesse sempre nascosto di essere un lettore di romanzi horror fece crescere ancora di più in lui l'interesse per quel genere, fino a portarlo a realizzare dei racconti nei quali dimostrò di avere una fantasia geniale. Steven decise che da grande non avrebbe più voluto essere un campione di baseball. Voleva piuttosto diventare lo scrittore di romanzi destinati a terrorizzare milioni di lettori. Quando la... Tutte le personalità pronte a rivoluzionare un genere, anche Steven non fu immediatamente compreso da tutti gli editori. Attraversò periodi durante i quali pensò che in fondo non sarebbe mai riuscito a sbarcare il lunario scrivendo solamente storie. Ma in quei momenti riuscì a trovare in sé la forza per compiere alcune grandi imprese creative. Continuò a lottare, cercando di portare avanti quella difficile metamorfosi che fa nascere da una sensazione una frase, una pagina e poi... infine, un libro.
Steven investì tutto nel suo talento e capì che non poteva fare a meno di scrivere favole horror. Si affidò al suo sesto senso da poeta e non sbagliò, dato che in pochi anni e dopo molti sacrifici riuscì a diventare uno degli autori più letti d'America e del mondo. Quello scrittore, che non avrebbe mai più ritrovato il padre, si chiede ancora se il suo vecchio, in qualche parte del pianeta, abbia mai letto un suo romanzo. Scoprendo che suo figlio, Stephen King, è ormai considerato unanimemente un genio della letteratura horror. Real Trust torna domani sera alle 7 con Real Movie. Real Movie. Un film proiettato da una voce sulla tela della musica. A tempo di Roberto Molinaro. Roberto Molinaro. Story writer Michele Diomaiuta. Leading voice Nanni Venditti.